Ciao ragazzi, come state? Ho aspettato, aspettato e aspettato finché sono riuscita a prendere il mega pack dei Pick Me Pops Surprise. Queste sono più o meno una edizione speciale dove si possono trovare, se non ricordo male, tre tipologie di animaletti. Quindi si potevano scegliere. Sì, infatti, questi qui. Tre o quattro? No, tre. Eccoli qua, li vedete appunto, tre set da collezionare. C'è questo che è il pumpkin pie, quindi la torta di zucca. Poi abbiamo lo strawberry, quindi fragola. Il blueberry bubblegum, quindi il chewing gum al mirtillo. Ed è per l'appunto quello che io ho scelto, perché il personaggio, quello sicuro da trovare, che è appunto questo, è quello che mi piaceva di più, lo trovo veramente troppo carino. All'interno ci sono appunto sei misteriosi Pikmi, sono nascosti all'interno, incluso un Pikmi esclusivo in versione ASCII e sei sorprese segrete, quindi io troverò questo qua troppo carino. Allora, qui dicevo, questo di solito lo trovavo in internet tipo sui 35 euro. Mentre oggi l'ho trovato a 19, quindi ho detto ok, ho aspettato, non ero convinta. Poi ho detto ma sì, togliamoci lo sfizio, siamo vicini, insomma, al periodo delle feste, ci sta. Allora, cosa ci dice l'interno? Il contenuto, quindi contiene, vediamo se c'è l'italiano. No, ovviamente non c'è l'italiano, ma perché dovrebbe esserci l'italiano, ragazzi? Cioè, è una domanda a cui ormai l'italiano veramente non so che. Eccolo qua, no, c'è. Contiene 6 Pops, poi 6 peluche profumati, a sorpresa ovviamente, 6 cordicelle, 6 sorprese, 6 messaggi segreti e una guida della collezione. Gli Arthur, guardateli, sono adorabili, cioè sono uno più bello dell'altro. Come linea i Pikmin Pops sono veramente stupendi, sono veramente super profumati e non si può rinunciarvi perché sono troppo belli. Allora, questo appunto è distribuito da Giochi Preziosi e Jig ed è fatto appunto dalla Muse che ormai conosciamo. Ok, allora direi di iniziare ad aprirlo e capiamo come si apre. Allora, presumo che si tolga da qua, quindi forbici alla mano, tagliamo qua lo scotch. Wow, bel effetto, un po' da long surprise direi. Abbiamo infatti delle ball con anche dei buchi, ovviamente perché ci sono gli animaletti, devono pure respirare, no? Vorrei dire. Allora, così facciamo il indovina il profumo. Allora, qui abbiamo il nostro Husky. Mamma mia, che buono, ragazzi! Allora, dovrebbe essere al, se non ricordo male, il chewing gum di mirtillo. In versione asca il profumo sì, di chewing bubblegum a mirtillo. E ragazzi, è buonissimo. Allora, apriamolo. Abbiamo la blind bag. Oh, guardate che pelosetto! E anche il gancio appunto della nuova serie. Ragazzi, è buonissimo, mamma mia. Adorabile. Anche già la cordicella, che sapete così potete attaccarlo dove volete. È bellissimo, lo adoro. Lo veramente adoro. Guardate la codina! Bellissimo, bellissimo, profumatissimo, cioè bellissimo. Qui abbiamo l'etichetta con la scritta Muse e Pick Me Pop Surprise. Troppo carino! Sono veramente contenta, mi piace tantissimo. Allora, apriamone un altro. Questo è Surprise, quindi ci sarà da scoprirlo. No, il profumo non riesco a capire che cosa sia. No, veramente non lo capisco. Carino,
questo. Che carino, ragazzi. Ha il pancino pelosetto. Troppo carino. Che animale è? Sembrerebbe quasi una mucca, ma non sono sicura. Lo scopriremo dopo. E come profumo non riesco lo stesso a capire che profumazione sia. Però è veramente puccioso. Oh, carino. Poi come sta in piedi? Guardate, è un amore. Bellissimo, bellissimo. Ok, continuiamo. No, anche questo non riesco a sentirlo. Si vede che il profumo dell'Husky mi ha talmente preso nel naso che non riesco più a sentire gli altri odori. Oh mio Dio! Ragazzi, è bellissimo! È un pavone! Cioè, è stupendo! Super morbidoso! E lo capisco lo stesso, ragazzi, che odore è! Che profumo è! Perché non è un odore, è un buon profumo! Che carino! Forse secondo me qua le piume avrebbero dovuto fare un attimino più grandi rispetto alla forma. Sono fatte in feltro. Però è veramente bellissimo, è super morbidoso, cioè, super cute. E lui, anzi, nessuno dei due, soltanto l'husky ha l'elastico sotto per tenerlo così, insomma. Belli, belli, molto belli. Poi proseguiamo. No, niente, ragazzi, qua non sento odori. Di Big Bubble, queste Big Bubble, sì. Mamma mia, buono! Mi ricordo tantissimo da piccola. Io mangiavo i Big Bubble, adesso no, però da piccola ne mangiavo tantissimi. Proprio il classico Big Bubble rosa. Mamma mia, che bello! Ed è super morbida! Cioè, ragazzi, è stupenda. La adoro. Che carina. Anche questo, abbiamo uno nuovo. Anche qua, non riesco a sentire. Mamma mia, è stupenda! Che morbida! Oh, cioè, io adoro questa confezione, cioè, mi piacciono tutti. Lei assomiglia veramente a Pucci. Non so se magari qualcuno di voi la conosce. Che bella! È morbidosissima. Starei qua a carezzarla. E lei sa di. Mi sembra uva. Oh, no. Non mi ricordo bene. Però è una profumazione che ho già sentita nei Pick Me Pops. Bellissima. Comunque sì, è un cagnolino questo, presumo. Ultimo! Che tristezza. No, questo anche qua non sento. È un ca... No, un orso. Questo non riesco a capire di cosa sappia. No, non riesco a capirlo. È meno, diciamo, pelosetto degli altri, però mi piace con questi sfingue scolorati, sono troppo carini. Ok, sono troppo curiosa di vedere le loro bustine per capire chi sono. Quindi, vediamo se si stacca questa. No, non si stacca, ragazzi, perciò apro da qua sotto. Ah, si spacca. E qui abbiamo tutta una serie di bustine. Ok, quindi togliamo. E abbiamo la checklist. Quindi queste fanno parte per l'appunto della stagione 2. Eccoli qua. Quindi abbiamo il single pack che abbiamo già visto in un video precedente. Noi abbiamo appunto i comuni, i rari e gli ultra rari e i limited edition. Poi
Poi abbiamo le confezioni da 2, quindi i lecca-lecca quelli più grandi, anche questi li avevo già recensiti. Abbiamo sempre i comuni, i rari e gli ultra rari. E poi c'è il super set, che sono per l'appunto questi. A meno che, scusate, questi qua allora sono in teoria un misto tra quelli singoli, perché se no non avrebbe senso che li mettessero qua, giusto? Cioè, per logica. Proviamo un attimo a cercarli. Allora, abbiamo la tartaruga, che non mi sembra lei, perché non puzza di banana. Ad esempio, la banana non mi piace per niente, l'odore di banana. Eccola qua! Fa parte del pack 2 da 2 ed è Smush the Sea Turtle. Che carina! Ed è una rara. E lei, vediamo la profumazione con il cuoricino, bubblegum. Sì, è quella che avevo detto, per l'appunto. Poi abbiamo trovato Glama, the peacock, quindi il pavone, lui, che ha il profumo di mirtillo, dovrebbe essere, sì. Ma, vabbè. Questo che ero indecisa se fosse una mucca. Ah no, è la zebra! Eccola qua! La zebra, tickle. Sì, effettivamente è più da zebra. Anche lei ha la profumazione di mirtillo, quindi il mirtillo io non riesco a sentirla come profumazione. Vabbè, dettagli. Poi abbiamo Fab the Cocker Spaniel, che ha l'anguria, lui. Sì, molto buona. E poi abbiamo lui, che credo che sia Alfalfa the Bear. Quindi ha l'anguria, sì, presumo sia proprio lui. Sì, perché non ne vedo altri, no, simili, quindi no. Quindi fanno tutti parte del set da 2, che tutto sommato, facendo un po' di conti, allora, di solito un Pikmi Pops singolo viene intorno ai 10 euro, quello da 2 viene sui 18, quindi qua io ho pagato 20 di tutto. È un buon prezzo. Se no, facendo le copie sono 18, 36, quindi sì. Conviene comunque prendere il pacco, insomma, il pacco così. Qua ne abbiamo 3, 6, 9, 12. No, non si riuscirà comunque a finire la collezione, quindi per forza bisogna comprare anche il lecca-lecca. Ok. Intanto abbiamo risolto questo mistero. Adesso andiamo a aprire questi quattro sacchettini. Allora, iniziamo da questo che in teoria qua c'è un personaggio piccolino. Oh, che carino, che cos'è? Ah, è una marmotta. Che sia una marmotta, che carina. Questa ha un profumo. Sono molto belli da prendere anche come charm del cellulare. Così. È anche definita molto bene, molto colorata molto bene. Sono fatti veramente molto bene questi, è inutile negarlo. Qui cosa ci sarà? Ah, la versione più grande, che non profuma, ma presumo che dovesse sapere appunto di uva se troviamo questo cagnolino. È fatto molto bene, mi piace tanto. È in gomma, ma molto molto bella. Ha il colore delle mie unghie, tra l'altro. Carino. Poi, qui credo che abbiamo tutte le letterine. Tutte e di più. Allora, cosa abbiamo? Le Nile Art, diciamo. Quindi, però sono troppo grandi. No, forse mi andrebbero anche. E dovrebbero forse profumare. Proviamo a sentire. Voglio un attimo aprirle. No, non profumano niente. E sono molto carine. Sono dedicate al cagnolino. Questo qua, presumo. Sono in pandan. Poi qui abbiamo il libricino del nostro Husky, davanti, dietro. Poi gli adesivi dell'Husky, che carino, Puccino. Quasi quasi gli faccio una creazione in resina, perché è troppo carino. E poi abbiamo tutte le bustine. Iniziamo la bustina col nostro Husky, Bubble, the Husky. Your Paw Inspiring. Poi... E come vedete lo sfondo è verde, che quindi indica che fanno parte della seconda serie, mentre per la prima serie era giallo. Qui abbiamo il Cocker Spaniel, che è carino, puccioso.
Poi la zebra, la nostra amica zebra. Il pavone. Poi la tartaruga che fa le bolle di bubblegum, di chewing gum. E per finire il nostro deer, quindi l'orso. Che c'è scritto di anguria, però sa veramente pochissimo di anguria. Ci rimane ancora una busta e qua dovrebbe esserci un altro personaggio piccolino. No, che cos'era questo? Ma intanto è super carino. E ha una forma veramente molto carina. Non profuma. Ma ragazzi, non so che cosa serve questo. Non so se scrive o una gomma. No, non lo so. Scrivetemelo giù nei commenti se voi sapete che cos'è. Perché proprio non ha nessun gancetto, io la vedo più come una gommina, però molto molto carina. Bene ragazzi, quindi questo è tutto quello che c'è all'interno del Pick Me Pop Surprise Mega Pack. E come vedete ci sono cose una più bella dell'altra, cioè, le adoro, le stradoro, le adorissimo, sono bellissime, 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 sono super profumati, questo è molto importante. E le loro profumazioni, ragazzi, veramente durano tantissimo. Infatti, io vi consiglio, magari, se non li volete mettere in esposizione tutti, anche perché sennò sareste inondati da 50.000 profumi, e magari poi viene il mal di testa. Li potete utilizzare anche negli armadi o nei cassetti per profumare la biancheria, o da tenere magari in macchina, appeso al cellulare, appeso allo zainetto. Insomma, si possono mettere ovunque la vostra immaginazione vi indichi. Io li stradoro, mamma mia. Ragazzi, veramente non so quale mi piace di più di questi che ho trovato. Quello che mi piace di meno forse è lui, ma proprio perché è così. Ma di questi li adoro tutti. Ho l'imbarazzo della scelta perché veramente mi piacciono tantissimo. Mamma mia. Bellissimi, ok, non ho più parole. Scrivetemi giù nei commenti voi cosa ne pensate, qual è il vostro preferito e quale vi piace di meno. Se volete che provo ad acquistare un altro dei altri due che mi mancano, Mega Pack. E se volete vedere altri video con i Pick Me Pop Surprise. Mi raccomando, pollicioni in su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ricordatevi anche di selezionare la campanellina che trovate qui in fondo sulla destra, così venite avvisati tramite notifica quando pubblicherò nuovi video. Io vi ringrazio come sempre, un grande bacione, un grande abbraccio e bye bye!